Eccoci qui al nostro posto regolarmente per il secondo tempo di Acqua e Sapone Luparense. Beh, una partita molto avvincente. 2-2 il risultato da Città Sant'Angelo, Palacastagna, ma è l'andamento che ha stupito parecchio, perché la Luparense aveva cominciato molto molto bene questa gara e invece man mano l'Acqua e Sapone è stata paziente e è riuscita a recuperare senza perdere la pazienza questo doppio svantaggio che sembrava letale, tant'è che a un certo punto della telecronaca del primo tempo si era anche detto: mamma mia, qui si rischia la goleada. Però a volte la concentrazione, a volte anche qualche episodio comunque sia ti deve aiutare qualcosa, poi se sei bravo riesci a recuperare. L'Acqua e Sapone ha avuto molte più palle rispetto a quelle che ha concretizzato, ne ha avute due facili facili. Mi sembra che il 2-2 sia un risultato che ci sta tutto, Sostanzialmente il risultato giusto. È stata la prima parte della gara dove la Luparense ha dimostrato nettamente la sua superiorità e nella seconda parte siamo usciti fuori noi. Come dicevo nel primo tempo, noi contro queste grosse squadre abbiamo fatto sempre le ottime prestazioni, pure su a San Martino di Lupari ce la siamo giocata a viso aperto. I ragazzi probabilmente trovano più stimoli, però ripeto, sarà dura portare in porto questo risultato. Attenzione Onorio, Vampeta, esce Zaramello, esce proprio al limite e poi riesce comunque a sventare il pericolo. Il primo tempo si è concluso con una sorta di parapiglia perché gli arbitri dell'incontro, ha fischiato, sì, perché era il minimo, perché c'era stato un episodio arbitrale che non aveva convinto l'Acqua e Sapone. Parapiglia, mi sembra che ci sia stata l'ammonizione praticamente nel tunnel che porta agli spogliatoi di Marcello Vendrame, cioè il capitano dell'Acqua e Sapone. Quindi allo stato attuale ci sono due giocatori dell'Acqua e Sapone che hanno un'ammonizione, cioè Sanna e Vendrame. Sì, è stata un'ammonizione di Vendrame fino al primo tempo, diciamo un po' generosa da parte dell'arbitro. Praticamente sì, sicuramente Vendrame avrà alzato un po' la voce, ma l'arbitro quasi gli metteva le mani addosso, forse quell'atteggiamento se lo poteva evitare. Adesso tra qualche attimo leggeremo anche, per rinfrescarci le idee, più che la formazione magari gli uomini in campo. L'Acqua e Sapone gioca adesso con Zaramello in porta, col numero 9 Sanna, il numero 7 Ferreira, il numero 6 Davi e il capitano numero 13 Vendrame. Invece con la maglia azzurra sta attaccando la Luparense e gioca con Martino in porta, con il numero 3 Pellegrini, adesso il numero 11 è Canal, Onorio in possesso palla e poi l'altro giocatore è il capitano Vampeta. Pellegrini, Onorio, Vampeta, che rischio! Canal, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e poi finisce fuori. Gli arbitri dell'incontro sono Riccardo Arnò di Reggio Emilia, Arnardo Cicciarello di Catanzaro, il cronoman Luca Di Stefano di Albano Laziale. Voto all'arbitraggio fino a questo momento, Giancarlo Del Duchetto. Io non do la sufficienza perché stanno arbitrando in modo poco sicuro, non danno sicurezza ai giocatori in campo, decisioni affrettate e poco chiare. Noi siamo sopra la postazione, no, attrezzata per le riprese, per le telecronache, siamo proprio vicini alle panchine. E para Zaramello adesso sul tiro di Canal. Avrei sentito che si lamentano sia dalla parte angolana e sia proprio sotto di noi l'allenatore della Luparense, che è Fernandez. Esattamente, si lamentano tutti e due i tecnici e quindi quello che dicevo lo confermo, sono molto indecisi, ecco perché, visto che si lamentano tutti, quindi la cosa, se si lamentava uno solo poteva esserci qualche dubbio, ma in questo caso non c'è alcun dubbio. Onorio, stop di petto, molto bello, ma non va oltre, non va assolutamente oltre. La rimessa di Vendrame, ancora lui, ha ricevuto da Davi. Calli,
ha ricevuto da Zaramello, Davi ha ricevuto da Leite, la palla finisce fuori con l'ultimo tocco della Luparense. Zaramello e Vendrame ci incischiano un po', però poi la palla finisce a Davi. Oh, ma che sfortuna, ma che sfortuna, palo interno di Davi, palo interno di Davi, ma che sfortuna. Siamo al quarto minuto di gioco, palo interno di Davi. Una sfortuna cosmica questa, Giancarlo Del Duchetto, perché aveva indovinato tutto Davi, dalla distanza, portiere battuto, palo interno, 99 volte su 100 quella palla finisce dentro. La porta con i pali rotondi sicuramente era gol. Purtroppo paghiamo anche questi handicap con il palo, diciamo, quadrato, che usufruisce anche la palla a mano. Però la legge del calcio è questa, la palla non è entrata, è stata una bellissima azione, potevamo andare in vantaggio e così non è stato. Dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo di fronte una grandissima squadra, non mi stancherò mai di ripeterlo. Zaramello la butta fuori e quindi il numero 5, Cilaverde in possesso palla per Sandrigno. Cilaverde, ancora lui, poi Canal, ancora Sandrigno. In affanno anche la Luparense quando l'acqua sapone pressa. Sandrigno, Gabriel Ayala da Canal, ancora poi la palla finisce a Gabriel Ayala, Sandrigno davanti a sé, Vendrame, guardate con quanta facilità se ne va Sandrigno e poi lascia partire un sinistro a metà tra il tiro e il cross e finisce fuori il tiro di Sandrigno. Hai ragione tu Del Duchetto, sono tutti veloci, ma più che veloci rapidi, quindi difficilissimi da marcare. Poi non so se ci hai fatto caso, ma io penso di sì, da grande esperto quale sei, come Vendrame lo abbia lasciato passare, perché Vendrame non si può più permettere di fare fallo, fallo importante, voglio dire, ha un'ammunizione al suo carico. Eh sì, assolutamente, bisogna che stia attento, ma se no evitiamo un'altra ammunizione, sarebbe un giocatore in meno per noi e non possiamo concedergli questo vantaggio in un momento così delicato della partita. L'altra differenza fondamentale è che la Luparense ha tanti cambi, mentre l'Acqua e Sapone gioca quasi sempre con gli stessi giocatori. Oltre a Forghieri squalificato, mi sembra che ci sia anche Zerenato in non perfette condizioni fisiche, che non ha giocato finora neanche un secondo. Sicuramente la differenza lo fa l'organico. Io per esempio non rischierei nemmeno così Zaramello, perché la partita ce l'abbiamo, siamo sul 2-2 e non vedo le motivazioni per cui lui debba giocare così. Rischiamo con qualche errore banale di, sicuramente poi abbiamo più possibilità di andare a rete, però possiamo prendere gol, e prendere gol adesso significherebbe compromettere la partita. Ti dico una sciocchezza, Giancarlo, non può essere anche una tattica per tenere bassa la Luparense, cioè giocare col portiere di movimento, certo è rischiosissimo, ma potrebbe anche significare mantenere nella propria metà campo la Luparense il più possibile, non lo so. Guarda, è solamente un mio modo di vedere, un mio modo di pensare. Sicuramente l'Amers, il mister, ci avrà visto anche giusto, avrà le sue motivazioni. Io sinceramente sarei più prudente, oggi mi accontenterei anche del punto, cercherei di giocarmi questa partita in modo diverso, però adesso il risultato sta andando ragione a lui, quindi va bene così, speriamo che mi sbaglio io. E vicina la Luparense al gol, il numero 5 Cilaverde ha tirato. E adesso c'è il fischio dell'arbitro che dà una chance
importante alla Luparense. Non sei convinto di questa decisione, Giancarlo Del Duchetto? Assolutamente no. Zaramello si è ritrovata con un rimpallo, la palla sui piedi. Sicuramente il compagno non voleva dargliela dietro. L'arbitro potrebbe anche soprassedere sotto questo punto di vista. Qui ti dico la poca sicurezza dell'arbitro. È proprio così, non mi sbaglio. Guardiamoci questa punizione che arriva al sesto minuto e 32 secondi, perché ci sono Cilaver e Sandrigno sulla palla. Cilaver, Sandrigno, esce vittorioso Wagner Leite, e il pubblico anche gradisce questa grinta da parte dei giocatori di Angolani. Vampeta, Sandrigno. Sandrigno, Vampeta, ancora il numero 7 Sandrigno, torna indietro, la dà a Gabriel Ayala, ancora Vampeta, ancora Gabriel Ayala, colpo di tacco per Sandrigno, adesso aveva ricevuto da Vampeta, grande possesso palla di questi giocatori. Ayala, tiraccio di Ayala e la palla colpisce in pieno un giocatore dell'Acqua e Sapone, poi la Luparense va un po' in affanno nel gestire questa palla, questo possesso. Sandrigno. Se ne va Vampeta e c'è la parata sicura di Zaramello. E c'è il fallo. Adesso c'è il fallo anche abbastanza netto su Davi. Il fallo commesso da Gabriel Ayala. La panchina dell'Acqua e Sapone chiedeva una ammonizione per Gabriel Ayala. Molti si sono alzati, gli arbitri qui sotto la nostra postazione hanno cercato di tenere a bada soprattutto, mi sembra, Paolo Aiello, ma insomma fa parte del gioco, dell'importanza di questa partita. Ah, sicuramente c'è tensione, c'è nervosismo, comunque l'ammonizione ci poteva anche stare, solo che purtroppo, ripeto, ne parlavamo prima dell'intervallo, gli arbitri hanno qualche volta due pesi e due misure. Speriamo che sia in buona fede. Sanna sbaglia il retropassaggio, Sanna, attenzione, Davi riesce in maniera davvero miracolosa, perché se fosse passato quel pallone sarebbero stati dolori per l'Acqua e Sapone. Davi ci ha messo un piede provvidenziale, bravo quindi a questo giocatore che ha un nome stranissimo, Trindade Zemuner Davi. Vampeta davanti, è bravo in questo caso Murillo Ferreira a anticipare Sandrigno. Vendrame a spazio, Sanna non aggancia per un soffio, buonissima direi l'idea di Vendrame per Sanna, palla lunga di un centimetro. Onorio, che cosa si era inventato Onorio? Che cosa si era inventato Onorio? Un pallone chiaramente fuori misura era impossibile, però l'idea. È un grandissimo giocatore, come dicevo prima, secondo me è il migliore che io personalmente ho visto giocare qui a Città Sant'Angelo. Salta l'uomo con una facilità estrema, è un giocatore che fa le differenze in qualsiasi squadra. E averlo noi sarebbe veramente il massimo. Ferreira da Sanna ha ricevuto. Zaramello lascia a Vendrame. Ferreira. Vendrame guarda il posizionamento dei compagni, la dà a Davi. Sanna, Vendrame non controlla. Vendrame, 10 minuti e 59, forse un po' di stanchezza, perché Marcelo Vendrame ha giocato tutti i minuti di questa gara, o quasi tutti. La bomba di Cilaver, ci si mette Vendrame e quindi il calcio d'angolo per la Luparense. Sbaglia anche Zaramello,
ma non è importante adesso, perché l'errore si può fare, l'importante è che sia recuperabile. Giancarlo, si gioca al Palacastagna, fuori ci sono 30 gradi, dentro ce ne sono 30 sicuramente, vuol dire che magari a questo punto della partita qualcuno, ma direi da tutte e due le parti, può soffrire un po' di stanchezza? Ma noi sicuramente sì, forse loro no, in quanto, come dicevamo prima, hanno un organico molto, molto ampio, giocatori allo stesso livello, si possono permettere cambi in qualsiasi momento. Davi, ci arriva prima per un attimo Canal, ma la palla è ancora dell'acqua e sapone. Davi, Sanna, controllo e tiro, bellissimo, e para Martino. Davvero un bel controllo di Rafael Sanna, però è in contropiede la Luparense adesso e sbaglia clamorosamente Canal. Però non è finita, non è finita, siamo al decimo minuto. Attenzione, quando questi attaccano sono pericolosi. Decimo minuto, occasionissima che andiamo a segnalare. Contropiede di Onorio, Canal a tu per tu con Sciuscia. Ha sbagliato, o meglio è stato bravo anche Sciuscia, direi, no? Sono forti. Sì, ma non possiamo. I nostri avversari siamo forti anche noi, ma loro hanno molti più cambi. Molto più cambi, ma non possiamo. Abbiamo rischiato di soccombere due volte subendo azioni in contropiede. Dobbiamo stare calmi, tranquilli, pacati. Non dobbiamo sbilanciarci troppo in avanti per cercare a tutti i costi la vittoria. Ecco, adesso c'è... Sì, c'è un giocatore a terra ed è Onorio. Si rialza poi Onorio. La situazione dei falli dice 2-2. Il tabellone ci dice che l'Acqua e Sapone ne ha commessi due, la Luparense ne ha commessi altrettanti. Intanto se n'è andato il giro di boa, quindi i primi 10 minuti del secondo tempo, ne mancano 9 e 10 secondi alla fine della partita. 2-2 al Palacastagna di Città Sant'Angelo. Le reti di Vampeta, Calli e Sanna, questa la sequenza delle marcature, tutte nel primo tempo. Vampeta, Sandrigno, Pellegrini. Vampeta, Pellegrini, Vampeta, e bravo Zaramello sul tiro di Canal. E poi si allontana la palla il più possibile, anche per riprendere un po' di fiato. Si gioca. Vampeta, Sandrigno, che sta venendo fuori nel secondo tempo, nel primo ha fatto un po' meno, direi, Sandrigno. Vampeta, ancora Sandrigno, l'ultimo tocco è di Vendrame. Vampeta, Pellegrini, Canal, Sandrigno, Canal, Pellegrini. Gioca molto la palla la Luparense. Pellegrini, mi pare. Calli è molto tempista in questo intervento, correttissimo. Poi però sfortunatamente l'ultimo tocco è suo. La Luparense gioca molto la palla, forse sta guadagnando qualche centimetro, qualche metro. Eh sì, la Luparense gioca la palla, come dici tu, guadagna, mantiene palla, non sbaglia. Bisogna tenere tutti e quattro gli occhi aperti, giocare con la grinta giusta e dare il sangue per questi altri 7 minuti. Noi oggi non possiamo assolutamente perdere, dobbiamo portare a casa questo punto. Sandrigno, sempre Luparense, che costruisce
ma più che costruisce, mette tassello dopo tassello e costruisce questa casa, è una specie di ragnatela che i giocatori di Fernandez riescono a tessere, ma il risultato è sempre lo stesso, per cui chissà, magari un po' di stanchezza prenderà anche la Luperense prima o poi. Leite se ne va, si ferma, Sanna dietro per Calli, Vendrame e Zaramello. Sanna dribbling, mette in fallo laterale Pellegrini, Vendrame. Ancora Vendrame, Zaramello, Vendrame, Zaramello, Vendrame. Si gioca con il portiere dell'Acqua e Sapone costantemente in avanti in questa azione, però torna indietro Zaramello, direi intelligentemente, perché capisce che non se ne può più. Sì, avevamo perso palle, era giusto che tornava indietro. In fase d'attacco noi dobbiamo giocare probabilmente per forza col portiere per far arrivare la palla nell'area avversaria. Però ripeto... Scusami Giancarlo, la palla qui ha attraversato tutto lo specchio della porta e dell'area, tiro di Sandrigno. Guarda, questa è una battaglia, c'è stanchezza, mancano 6 minuti alla fine. Magari appelliamoci anche a qualche episodio, perché può essere anche che qualche episodio fortunato arrivi. Vediamo adesso il fallo di Pellegrini netto su Davì. Oh, ma che... Ma io, no, ho visto... Allora, scusatemi, sono diventato cieco, perdonatemi. È come dico io, sono indecisi. Sono in baraonda della confusione. Come si fa a dare un fallo netto come quello che abbiamo subito all'avversario? Questi sono episodi che possono determinare le partite. Vendrame se ne può andare con Leite. È sbagliato l'ultimo controllo, va bene. Ci provano. Con le residue energie ci provano. No, sai che cosa mi aspettavo? Io mi aspettavo il giallo per Pellegrini, te lo dico sinceramente, magari sono cieco. Anche io, purtroppo così non è stato. Non è stato, infatti, questa è la filosofia giusta, bisogna anche accettare queste strane decisioni a volte. Ferreira, non è suo l'ultimo tocco, quello vincente. Bravissimo Vendrame, bravissimo. Però l'ultimo tocco poi è il suo, peccato. Peccato. Onorio contro Ferreira, poi Pellegrini. Ecco Pellegrini forse mi sembra forse Pellegrini il giocatore meno in palla della Luperense, no? Sì, il giocatore meno in palla noi questo... Ah, peccato. In questo secondo tempo sicuramente stiamo giocando decisamente meglio. Vedo un Murillo più grintoso, era andato un po' in affanno nel primo tempo, una partita che ci stiamo giocando alla pari. No, dicevo Pellegrini perché mi sembra il giocatore più umano della Luperense tra quelli che poi vediamo in campo, quindi attenzione, questo sicuramente è disumano, cioè Onorio. Sandrigno, eccolo Pellegrini. Sandrigno ricevuto da Cilaver. Pellegrini, Onorio, bravo Murillo Ferreira. Ma c'è da soffrire perché c'è il calcio d'angolo della Luperense, sempre in attacco. Cilaver. Para Zaramello sul tiro di Sandrigno. Minuto numero 16. Ferreira esce, bravo, palla al piede. Zaramello con i piedi. Del Duchetto, 3 minuti e 45. Che si fa? Si soffre fino alla fine. Ormai ci siamo abituati. Non dico niente, guarda, abbiamo perso tanti punti negli ultimi secondi. Spero che questo non accada oggi e che la fortuna sia dalla nostra parte. Luperense, se andiamo in fondo basterebbe anche un punto. Domenica e sabato c'è l'Augusta, quindi non vedo
tutto questo accanimento che hanno per vincere per forza la partita. Sandrigno un'altra volta, ma la vera novità è che adesso si gioca con il portiere di movimento, la Luparense gioca col portiere di movimento che è Vampeta. Onorio, Sandrigno. Vampeta cambia adesso la tattica della gara, perché non è più l'acqua e sapone ad attaccare così. E che cosa sbaglia Pellegrini? Grazie Pellegrini, grazie di esistere, mamma mia. Meno male, un nome è una garanzia, meno male, guarda. Sono gli episodi che possono determinare una partita, speriamo che questo sia quello a nostro vantaggio. Come ha fatto Giancarlo? Ha fatto che ha sbagliato nettamente come precedentemente abbiamo fatto noi. Questo forse è stata un'occasione clamorosa. Ma perché era frontale alla porta, era impossibile. Eppure ha sbagliato, meno male 2 minuti e 56 di terrore, secondo me. Sarà 2 minuti di fuoco, dobbiamo dare il sangue per portare a casa questo punto. Dobbiamo uscire da questo palacastagna oggi, che anche se non è gremito lo vedo abbastanza caldo, dobbiamo uscire a testa alta. Non possiamo uscire da questo palazzetto con una sconfitta. Giancarlo, hai visto che adesso l'acqua e sapone deve difendere mentre la Luparense attacca?